Guardate che meraviglia, gli insetti sono i nostri alleati. Questi sono porcellini di terra, li ho trovati sottoterra. In qualche commento qualcuno mi ha chiesto di parlare degli insetti, ovvero come ci difendiamo dagli insetti nel nostro orto. Il primo tema è questo: gli insetti non sono nostri nemici, ma sono parte di un ecosistema, sono parte di un equilibrio. Per fare questa ragionata partiamo dalla cavolaia. Lo prendiamo come esempio perché è uno dei problemi che abbiamo nel nostro orto d'inverno, in quanto uno degli attori principali è il cavolo. E il nemico numero uno del cavolo è per l'appunto la cavolaia, un simpatico bruchino, figlio di una. Figlio di una. Figlio di una. Bellissima farfallina bianca che si diverte a mangiare le foglie dei nostri cavoli. Vi faccio vedere una foglia danneggiata dalla cavolaia. Dunque, foglia sana, eccola qui. Foglia mangiata, se n'è anche salvata un pochino. Vedete i segni delle sgranate che si sono fatti i bruchi della cavolaia? Sono quei bruchini verdi e neri con un po' di giallino, molto simpatici, sì. 5 sistemi 5 per non avere problemi con la cavolaia. Ognuna di queste 5 soluzioni richiede un grado di conoscenza diverso e questo è molto interessante perché maggior conoscenza ci aiuta ad avere minore inquinamento. Il primo sono gli insetticidi chimici. Che problemi abbiamo? Abbiamo un problema di inquinamento ambientale, abbiamo spesso un problema di poca selettività, ovvero quando noi spruzziamo l'insetticida chimico, se ci va bene è specifico per i lepidotteri, per le farfalle, e quindi ammazza solo quelli. Se ci va male, ammazza tutta la fauna del nostro orto e quindi se ne vanno gli insetti che mangiano le piante e gli insetti che mangiano gli insetti. Insetticida chimico, grado di conoscenza 3. Basta andare al consorzio e chiedere: mi dà un insetticida per la cavolaia? Fine dei giochi. Sistema numero 2, l'insetticida biologico, ovvero insetticidi che non inquinano. Ne abbiamo di vari tipi, da estratti delle piante a quello che vi dico ora, uno dei più famosi che è il Bacillus thuringiensis, che è un batterio che attacca le larve di lepidottero, quindi delle farfalle, e facendole morire. Qui non abbiamo problema di inquinamento, ma abbiamo un problema di selettività, ovvero ammazzo tutte le larve di lepidotteri che ci sono nel mio orto. Insetticida biologico, grado di conoscenza 5, ti sei dovuto informare per capire come funziona per esempio il Bacillus thuringiensis, quando darlo, qual è il momento giusto. Sistema numero 3, i repellenti, ovvero sostanze che fanno in modo che gli insetti se ne stiano lontani dalle nostre piantine. Questo è molto buono, non ha quasi controindicazioni, perché non inquina solitamente e perché è altamente selettivo, ovvero non uccide nessuno. Vi faccio l'esempio dei macerati vegetali, che sono molto amati da chi fa gli orti ecologici. Nel caso della cavolaia funziona molto bene il macerato di pomodoro e il macerato di ortica. Come funziona? Io lascio nell'acqua le foglie di pomodoro e le lascio per 10-15 giorni. Se ho un secchio, lo riempio di foglie di pomodoro e di acqua. Passati questi 10-15 giorni, filtro, lo metto nel mio erogatore e lo spruzzo sulle foglie. I bruchi di cavolaia letteralmente saltano via dalle foglie perché gli dà una grandissima noia. Il pomodoro ha delle sostanze tossiche, la solanina, e quindi loro sono molto sensibili a questa roba. Repellenti e macerati, grado di conoscenza 7. Qui bisogna veramente conoscere, bisogna prepararsi il macerato, bisogna studiare un minimo, quindi è buono perché uno si fa una bella cultura. Quarto, i predatori naturali. In questo caso è ottimo avere una siepe vicina, una buona biodiversità nell'orto in modo che i predatori naturali ci siano in maniera naturale. Altrimenti esiste la possibilità di comprare delle scatoline con gli insetti che sono antagonisti dell'insetto che ci dà il problema. Per esempio sono famose le coccinelle che vengono vendute letteralmente a pacchi. La coccinella viene anche chiamata la tigre del prato, lo sapevate? Predatori naturali, grado di conoscenza 9. Bisogna veramente saperne per aver creato una buona biodiversità nel nostro orto, oppure per aver comprato il predatore giusto e tutto questo genere di cose. Ultimo ma non ultimo, quinto, le operazioni agronomiche che ci permettono di prevenire problemi con gli insetti. Ad esempio, è buon costume nell'orto tradizionale muovere la terra tutti gli anni. Nell'orto sinergico ci sono altri sistemi.
Oppure è un'ottima cosa tenere l'orto sempre pulito d'inverno, quindi non lasciare le erbacce alte. Un'altra cosa è lasciare spazio tra pianta e pianta in modo che possa girare l'aria, e ci sono molte altre tecniche da mettere in campo. Operazioni agronomiche, grado di conoscenza 10. Qui bisogna veramente impostare l'orto sapendo già come difenderci in anticipo. Ultima cosa, queste tecniche possono essere combinate, ovvero se io ho un grosso problema quest'anno con la cavolaia, comprerò un insetticida biologico. Non esiste completamente sbagliato o completamente giusto. Io personalmente non uso insetticidi chimici perché non voglio inquinare il mio orto. E vi lascio con la chicca di oggi, che è di uno scrittore statunitense vissuto tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. Si chiama Stephen Crane. Dà l'idea di come dovrebbe essere un ecosistema in salute, dove di notte si sentono cantare gli insetti. Le colline si curvavano nere e misteriose sotto il cielo. Gli insetti della notte cantavano solenni.